operare nell'ultimo miglio dei sistemi sanitari dove i poveri sono esclusi anche dai servizi più essenziali e primari. È lo scenario di intervento dei volontari di Medici con l'Africa QAM, collegio universitario aspiranti medici missionari ricevuti lo scorso 7 maggio in Vaticano. Papa Francesco li ha accolti con gratitudine ricordando che la salute non è un bene di consumo ma un diritto universale. La salute, soprattutto a quella di base, è di fatto negata in diverse parti del mondo e in molte regioni dell'Africa. Non è un diritto per tutti, ma piuttosto è ancora un privilegio per pochi, quelli che possono permettersela. Operativa da oltre 65 anni, grazie alla generosa iniziativa del medico missionario Francesco Canova, la ONG oggi è al fianco dei più poveri in Uganda, Tanzania, Mozambico, Etiopia, Angola, Sud Sudan, Sierra Leone, con particolare attenzione alle mamme e ai bambini, ai malati di HIV/AIDS e tubercolosi, ai disabili. Il pontefice ha ricordato, oltre al fondatore, anche lo storico direttore Don Luigi Mazzucato, sottolineando l'importanza di essere medici con l'Africa e non per l'Africa. La carità di Cristo continua ad essere urgenza per noi, Medici con Africa QAM, che abbiamo il dovere di mantenerla viva e non aver paura di annunciarla ai quattro venti. Sulla scia di questi grandi testimoni di una missionarietà e di prossimità ed evangelicamente feconda, voi portate avanti con coraggio la vostra opera, esprimendo una Chiesa che non è una superclinica per VIP, ma piuttosto un ospedale da campo. Medici con l'Africa QAM è la prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Tutti gli specializzandi hanno diritto a poter decidere di passare dei mesi al di fuori della propria sede. Dopo c'è chi va in America, c'è chi va in Africa, per cui ecco. Andare magari in un centro super fantasticissimo, americano, Londra, bla bla bla, non so, non mi interessa poi al 100%, ecco. Posso darti mille motivi per cui ho scelto di venire in Africa, in realtà è cioè, da sempre che ho un'attrazione verso l'Africa. Beh, qua, cioè, se dobbiamo parlare di cose messe, che ti mettono in discussione, qua ci sono, non la prima settimana, ma ci sono sempre. Si sono messe alla prova ogni giorno per quel che succede, per la difficoltà di fare ogni cosa, per l'impegno che ogni giornata ti richiede, ecco, un impegno fisico, di intellettuale, per cui sì, sono sempre messa alla prova, però in realtà sono venuta qua per questo. Quando un bambino ce la fa, che può essere, non so, io forse il caso che mi ha dato più gioia ad un bambino di 1,2 kg, 1,3 kg, che veramente io ho dato per morto almeno 3 volte, cioè per 3 volte ho detto vabbè, questo domani non lo ritrovo, e che poi ce la fa, quello ti dà un'energia dentro che è incredibile. Io mi rendo conto di star bene quando non vorrei essere in nessun altro posto. Ecco, io sto proprio bene, cioè sono serena. È difficile, contraddittoria, però è... ti riempie, ecco, sì. Quindi alla fine, messo sul piatto la bilancia, ci dormi.